Il 10 dicembre ricorre la festività della Madonna di Loreto, ricordata da molti nella storia per le numerosissime grazie concesse, ovvero guarigioni miracolose, che hanno coinvolto uomini, donne e bambini nel corso degli anni. Solo per citare qualche esempio, il piccolo Lorenzo Rossi, salvato da una broncopolmonite e bronchiolite, che nel 1959 lo aveva portato in fin di vita. Se anche tu vuoi ricevere dalla Madonna di Loreto un vero miracolo e chiedere guarigione per te e i tuoi cari, affidati a lei e non resterai deluso. Recita oggi questa bellissima e antichissima supplica insieme a noi e ripetila ogni volta che ne avrai bisogno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Maria Santissima, Vergine gloriosa e potente di Loreto, noi ci prostriamo innanzi a te e con umile e confidente preghiera ti supplichiamo di ascoltare i nostri desideri, di gradire i nostri omaggi. L'umanità, o Maria, è travagliata da molti e gravi mali, dai quali invano cerca di liberarsi da sola. Essa ha bisogno di pace e bene, di verità e di amore, e comprendere che invano cerca tutto ciò lontano dal tuo figliolo divino, perché egli solo ha parole di vita eterna. Ebbene, o Madre nostra Santissima, tu che lo portasti nel tuo seno purissimo e con lui per tanti anni vivesti nella santa casa che gli angeli che trasportarono a Loreto, ottienici la grazia di vivere sempre a lui strettamente uniti, nella fede più profonda, nell'amore più ardente. Ogni donna, da te, o Maria, apprenda l'umiltà e la purezza. Da Giuseppe, che visse con te e ti fu sposo immacolato, ogni uomo impari ad amare e servire Dio fedelmente e venerare il tuo santissimo nome. O Maria Santissima, in questo giorno così bello e memorando, uniti ai tuoi milioni di devoti che in questo momento, col loro spirito, ti venerano nella Santa Casa, ove fosti immacolatamente concepita e venisti alla luce, con viva fede, ti ripetiamo con l'Arcangelo Gabriele. Ave, o piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Sì, Ave o Maria, figlia primogenita del Padre Celeste. Ave o Maria, sposa immacolata dello Spirito Santo. Ave o Maria, madre di Gesù e madre nostra. Ave o Maria, rifugio dei peccatori. Ave o Maria, consolatrice degli afflitti. Ave o Maria, aiuto dei cristiani. In mezzo alle tempeste della vita e nelle frequenti tentazioni, l'anima nostra si abbatte e si rattrista, ma noi guardiamo a te e ti salutiamo. Ave porta del cielo, ave regina delle vittorie, ascenda la nostra supplica al tuo trono, o Maria. Essa ti dica i nostri gemiti, i nostri desideri, la nostra fede, il nostro amore per Gesù e per te, o Madre nostra dolcissima. La nostra preghiera ridiscenda sulla terra in pienezza di grazie, che diffondano dovunque il Regno Santo di Dio. Maria, Madonna di Loreto, Madre amorevole, aiutaci a levare in alto lo sguardo. Vogliamo vedere Gesù, parlare con Lui, annunciare a tutti il suo amore. Per tua intercessione, chiedi a tuo Figlio
di donarci il miracolo che tanto attendiamo. Solo così giungeremo in paradiso, sereni e avvolti nel tuo manto. Così sia. Vergine di Loreto, prega per me. Vergine di Loreto, proteggimi. Vergine di Loreto, custodisci i miei piccoli. Vergine di Loreto, addolcisci le mie pene. Vergine di Loreto, intercedi per me. Vergine di Loreto, proteggi i miei cari. Vergine di Loreto, assistimi nell'ora della morte. Amen.